Io sono Enrico Volpato, il presidente onorario dell'associazione Amici di Paganini e do il benvenuto al Genoa Channel, ma soprattutto a Mattia Perin, che è presente qua in questa sede, diciamo, meravigliosa, in via Garibaldi, in Palazzo Tursi, dove c'è il cannone, il violino che Paganini, diciamo, prediligeva e l'ha portato con sé per tutta la vita e l'ha lasciato al Comune di Genova. L'associazione, che ha più di 20 anni, vuole promuovere la figura e il prestigio di Niccolò Paganini nella sua città, in Italia e nel mondo. Benvenuti, siamo qui con Mattia Perin a Palazzo Tursi, sede del leggendario violino cannone di Niccolò Paganini e dell'associazione Amici di Paganini. Chiacchierando con il portiere del Genoa scopriremo che la scelta del luogo che ci ospita non è per niente casuale, anzi, quindi lo scopriremo insieme. Paganini non replica, Perin sì, almeno al Genoa. Come nasce questo amore lo sappiamo, il Genoa ti ha cresciuto, raccontaci qualcosa che non hai mai raccontato dei tuoi primi passi a Genova. Questa società, questa città, i tifosi del Genoa, chi lavora nel Genoa, tutti saranno per sempre nel mio cuore, a prescindere da quali saranno le nostre strade. Quindi questo è un dato oggettivo, ineluttabile. Sono arrivato che avevo 15 anni, ne ho 28, ho passato più della metà della mia vita con questa maglia addosso, quindi nessuno me lo può togliere, questo dato oggettivo. Il Genoa è nel mio cuore, come la città di Genova. Eccoci qua davanti al nostro pianoforte, come si fa di solito il nostro sound on, nella sede dell'associazione Amici di Paganini. Parliamo un po' di musica ora. Parliamo, ci sono. Va bene. Allora, qualche collega più anziano in passato sosteneva che le cuffione alle orecchie in pullman o anche nello spogliatoio erano la tomba dello spirito di squadra. Quella moda ormai è passata oppure lo fate ancora? No, la musica si ascolta ancora, sia nel pullman che porta dall'albergo allo stadio, sia nello spogliatoio, poi dipende soggettivamente, c'è chi l'ascolta prima, chi dopo. Io credo che la musica è un grande trasmettitore di energia emotiva, accende lo spirito, quindi secondo me chi l'ascolta per questo motivo qua. Ovviamente sono passate un po' quelle cuffione che erano un po' scomode, sì, da portare in giro, però usiamo le cuffiette, sì, Bluetooth, siamo nel 2021, c'è Bluetooth, quindi la maggior parte di noi ascolta la musica. Me in primis sono uno che si nutre di questo tipo di energia, quindi spesso, no, sempre prima della partita ascolto la musica. Ma cantate anche insieme, tipo sul pullman? No, sul pullman no. Ogni tanto, quando torniamo da una trasferta vittoriosa, può capitare, okay, che intoniamo qualcosa. Ma di solito le persone dormono con... Sì, c'è chi dorme, c'è chi fa casino, tipo me, come quando andavi in gita con la scuola, c'è chi non fa casino. È vero. Avanti alla scala, di mezzo, esatto, e chi quelli fa casino, dietro quelli che... sono quelli che fanno casino. Esatto. Guarda, questa funzione è una cultura ancora, che è rimasta anche, esatto, nello sport. Esatto, è rimasta. tu suoni il pianoforte? Suono, è un parolone. Tre mesi che ho iniziato a prendere lezioni. È uno strumento che mi ha sempre colpito, mi ha sempre piaciuto vederlo suonare dagli altri e soprattutto mi ha incuriosito la sua complessità. Quindi ho deciso di intraprendere questo percorso con Luca, il mio maestro di Genova, che saluto. E niente, mi piace, passo il tempo e mi sta arricchendo anche come persona. Immagino, sì, la musica arricchisce tanto. Ma lo suoni tutti i giorni? Tutti i giorni. Bravo, perché si fa così. Sì, tipo poco, però tutti i giorni. Poco, tipo anche 4 ore. 4 ore tutti i giorni? Stai scherzando? Sto sempre a casa. La mia famiglia quest'anno non mi ha potuto seguire, quindi spesso sto a Genova da solo e invece, okay, che giocare alla PlayStation suono pianoforte. Vabbè, molto meglio. Assolutamente sì. La cultura, bravo. E ora partiamo con le canzoni, speriamo che ti piacciono. Vediamo. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite, yeah, TNT, blowing the fire, yeah, TNT, I'm power load, TNT. Watch me explode. Un po' difficile.
Speechless. Bravissima, sì. Bravissima, non ho parole. Grazie, grazie, meno male. Era un po' in difficoltà perché AC/DC al pianoforte era un po'... oddio. Musica rock al pianoforte è difficile. Vero. Però complimenti, veramente. Grazie, grazie mille, meno male, approvato. Raccontaci un po' questa passione per il rock, se ti piace. Ma la passione per il rock è arrivata... in età post-adolescenziale, quindi diciamo intorno ai 19-20 anni. E il primo gruppo che ho ascoltato era appunto gli AC/DC e poi diciamo che ho cercato di ampliare la cultura del rock. Io ascolto tanti generi, non mi soffermo solo su uno. Poi dipende dagli stati emotivi che ho. Una volta ascolto più rock, una volta mi capita di ascoltare, ora che ho iniziato a suonare il pianoforte, sto cercando di farmi una cultura sulla musica classica. Quindi diciamo che gli AC/DC sono stati il primo gruppo rock che ho ascoltato e di cui ho studiato la storia, quindi che mi ha affascinato. Mi ricordo che vidi un loro video di un concerto a Buenos Aires dove la gente è impazzita, una folla... un'energia clamorosa, sì, pazzesco, mi ha trasportato in questo mondo qui e ho iniziato ad ascoltare rock. Ma te quando, come hai detto, no, la musica l'ascolti quando dipende dall'umore, no? Sì. Ma di solito, che ne so, quando sei felice ascolti musica un po' triste oppure vuoi esagerare? No, vado questa, in over, vado in over, capito? E invece quando sei triste tipo quasi mai essere. Quasi no, mai. Quasi no. Mai. Vabbè, no, musica classica tipo l'ascolto il giorno prima della partita. Okay. Il giorno prima della partita, magari che vado in sala massaggi così, e la sera prima della partita porto le mie cuffiette Bluetooth e ascolto. Ma da poco, perché ho iniziato adesso insomma a suonare il pianoforte e mi piace capire i grandi del pianoforte, no? Quello che portavano sulla tastiera. Quindi ho cominciato Mozart, Beethoven, Bach. Subito, Sì, subito da quelli si parte. La mia professoressa di pianoforte mi disse Bach è Bach. È il diario, il Vangelo. Sì, che ha scritto il clavicembalo ben temperato. Sì, esatto. Bene, è la musica che ti dà energia prima delle partite, no? Sì, non quindi solo, tipo, è una delle fonti da cui fonti. Prendo energia, sì. Sai che io prima di cantare sul palco, io invece di ascoltare musica mi giochi riscaldo. A calcio. Quasi, quasi, magari. Mi riscaldo, tipo, faccio stretching, invece. Vedi, ognuno ha il suo ognuno modo c'è di, suo, è strano, di scaricare, prima di cantare di prendere cosa energia. Fai stretching? a proposito, andiamo con il secondo brano. Sì. Senti questa. Freddie Mercury non è facile, dai. Al pianoforte non è facile fare questi rock comunque. Bravissima. Grazie, grazie. Allora, la pressione della gara. Sì. Tu sei uno che si nutre di emozioni forti, no? E di adrenalina, immagino. Assolutamente. E quanto ti serve avere qualcosa in palio, qualcosa da perdere per dare il massimo? Ti dico la verità, purtroppo mi serve. Ho quasi sempre bisogno di essere sotto pressione per dare il meglio di me. E in questo anno che purtroppo non abbiamo potuto avere i tifosi al nostro seguito, ma sia avversari che sia i nostri tifosi, mi ha tolto, personalmente mi ha tolto energia, mi ha tolto quella forza, quella in percentuale più, in più di rendere al massimo. Sì. E, passami il termine, il calcio senza tifosi fa schifo, però purtroppo ci siamo dovuti adattare a questa pandemia che c'è stata, speriamo di riaverli presto. E, ritornando alla tua domanda, per me è come se provo piacere a essere sotto pressione. Adesso cambiamo un po' genere. Vai. Ti faccio sentire una storia sbagliata di De André. De André. Storia sbagliata, storia diversa, per gente normale, storia comune, per gente speciale, cos'altro vi serve?
Grazie, grazie. Fabrizio De André è Genova. Sì. Condividi, no? Assolutamente. Come tutti noi. Questo brano è dedicato a Pier Paolo Pasolini, un altro genio, spirito libero, difficile da imbrigliare. Un po' come Paganini, è un po' come Perin. Ma diciamo che per chiudere il cerchio di quello che parlavo prima dei figli, diciamo che i figli mi hanno imbrigliato, diciamo, quindi mi hanno dato quell'equilibrio che... Però dentro di me sento di essere sempre quello spirito estroverso e aperto al mondo, che proprio cerco di prendere più energia possibile dalle altre persone in modo positivo. Quindi sì, dentro di me c'è sempre quella parte lì, un po', sì, tra virgolette, sregolatezza. Genio non me lo posso dire da solo, però un po' credo di avere un po' di genio dentro di me. Però lo devono dire gli altri. No, cioè, sai, poi crescendo quella parte lì cerca di dare un po' equilibrio e chiudere il cerchio, perché comunque crescendo hai dei doveri, degli obblighi, e la mia moralità mi dice di doverli rispettare. Quindi è il giusto cerchio di una persona, no? Crescendo rientra un po' nei binari e trova il suo equilibrio. E adesso al pianoforte... Mattia Perin! Sì. Ci sono. Va bene così, grazie. Comunque, bravissimo, bravissimo, grazie. Bravissimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Se non ho mai sentito, non ripeto. Non è più. Come Paganini. Hai visto?